Che caldo, siamo in piena estate. È ora di cambiare la cover. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuova puntata di Make Your Cover Summer Edition. Ok, quante parole americane per dire facciamoci la cover nuova con una fantasia estiva. E quello dobbiamo fare. Allora, basta cianciare, prendete la cover, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere cosa recicliamo oggi per fare la nostra cover. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra cover Summer Edition. Allora, io volevo qualcosa di veramente estivo che mi ricordasse i colori che più amo in questa stagione, che sono il bianco e il blu. Quest'anno sto in fissa con le righe, volevo fare una cover a righe, però ho detto una cover a righe la trovano facilmente. E allora mi sono buttata su un soggetto proprio estivo. Cosa ci occorre però per farlo? Una cover, io ho preso, guardate, l'apro con voi, dai cinesi al costo di 2 euro. Una cover per il mio cellulare, comunque la classica cover con i bordini bianchi, perché vi ho detto che la voglio fare bianca e blu. Poi un acrilico bianco dello scotch carta, un piattino di plastica rigorosamente blu o bianco. Io ho preso le nuove protezioni, anche la pellicola esterna e la pellicola interna. Un paio di forbici, un bulino o dotter, in pratica un aggeggino con la punta, ma anche uno stuzzicadenti volendo, un pennellino, anzi uno stuzzicadenti va più che bene, degli smalti per unghie dei colori che avete selezionato. Adesso io vi faccio vedere perché ho scelto di smaltire così i miei smalti, perché queste sono alcune delle tonalità di blu che io ho, quindi sono malata, lo faccio outing e devo smaltirle, perché tutti questi blu, poi i blu manco li metto spesso, quindi neanche in tre vite. E allora farò proprio il mio soggetto con gli smalti blu. Perché gli smalti? Perché sono più brillanti, perché dentro hanno delle perlescenze particolari, perché rimangono più porcellanosi, diciamo così, e quindi mi piacciono di più per il soggetto. Mi occorrerà anche uno smaltino argentato, io ne ho argento di due tipi di gradazioni di argento e le userò entrambi. E poi mi raccomando, giocate con diverse gradazioni di blu o diverse gradazioni del colore che preferite. E poi il mio soggetto, che non è un mio soggetto ma è l'ho estrapolato da una magliettina che mi aveva regalato una mia carissima amica e che Enzo, la sera stessa in cui l'ho messa per fortuna a cena con la mia carissima amica, mi ha distrutto spiaccicandoci sopra un gelato al cioccolato. In pratica questa macchia non è più venuta via, niente, neanche con le bombe. Allora io ho ripreso il soggetto per avere ricordo della mia amica Francesca, che mi aveva regalato, ciao Franci, la magliettina, te la ricordi? Era tanto bella, tutta con gli strass. Comunque adesso avrò il cellulare, vediamo un pochettino come procedere. Naturalmente il bozzetto di questa e tante altre soluzioni che magari scaricherò da internet, sempre con soggetti marinari, ve li metterò sulla pagina Facebook di Arte per te nell'album Make Your Cover. Lì troverete tutti gli esempi di tutte le cover che abbiamo fatto insieme. Come prima cosa ritaglio l'immagine che voglio riportare. Naturalmente io sto facendo questo tipo di immagine, ma voi potrete sceglierne una qualunque, anche un tipo di pittoricità diversa dal puntinato. Potreste scegliere qualunque modo di dipingere. L'idea è quella di dipingere con lo smalto sulla cover per farne qualcosa di carino e per smaltire gli smalti in eccesso. Allora la taglio, tanto a me non serve tanto larga, mi serve giusto la figura. Detto ciò, poggio come voglio che venga impresso sulla mia cover. Io non lavorerò sull'esterno della cover, lavorerò sulla parte interna, quindi ricordatevi sempre che state lavorando in negativo, nel senso che se lavorate così, poi il soggetto vi verrà così, ok? Ricordatevi sempre che viene al contrario di come lo state facendo voi. Quindi posizionate ben bene il vostro soggetto, ma sì, mettetegli due pezzettini di scotch carta in maniera che non si muova più, posizioniamo il nostro soggetto così come vogliamo che venga impresso, quindi io voglio che venga proprio così,
mettiamo lo scotch carta a fermare il disegnino. Ok, io farò in modo quindi che la bollicina più esterna, che è questa, stia più o meno la stessa lontananza dal bordo dello spigolo più interno del mio cavalluccio marino. Cosa fare? Siccome lavoriamo in negativo, vi ricordo sempre che se dovete sovrapporre i colori, mettete il colore più chiaro sotto e poi quello sopra. Io comincerò con gli argenti perché sono la maggior parte dei puntini che saranno sulle creste, sulle parti più esterne, quindi al mio cavalluccio marino. Ma faccio prima a farvi vedere che non a continuare a parlare senza senso. E allora prendo un po' di smaltino argentato, prendo il mio punteruolo o anche, vi ho detto, un semplice stuzzicadenti e comincio a fare le palline. Con forme più o meno grandi, io le ho fatte qui tutte uguali, ma cercherò invece di movimentare abbastanza la composizione nel momento in cui la vado ad immettere, quindi farò varie forme. Adesso cominciamo con i blu. Prendiamo tutti i blu che ci piacciono e a uno immettiamoli nella nostra composizione. Man mano vedrete comporsi il disegno sotto i vostri occhi e sarà stupendo. E per quanto simile lo possiate fare seguendo la traccia di Arte per Te, sarà impossibile che siano uguali perché le palline verranno sicuramente posizionate ognuna in un posto differente. E adesso tolgo la cartina per vedere se sono soddisfatta. Oh, voilà, questo è il soggetto così come è venuto. E così come lo si vedrà, perché il fondo sarà così bianco. Vi metto qua, guarda. Visto? Quindi adesso deciderò se intensificare ancora qualcos'altro o se lasciarlo così. Decidiamo insieme. Metterei qualche blu qui. Dove ci sono gli spazi, insomma, andiamo a sistemare qualche altra pallina. Ok, facciamo asciugare perfettamente il nostro cavalluccio marino. Oddio, ho staccato la videocamera, sono una scemottina. Allora, prendiamo un acrilico. Ma si può. Prendiamo un acrilico e cominciamo a passarlo su tutta la nostra cover, lì dove abbiamo dipinto il soggetto che oramai era totalmente asciutto, ve l'avevo fatto pure vedere. Bene, così avrete la sorpresa, guardate ancora qua, si vede. Vi stavo dicendo di usare l'acrilico, e non lo smalto, perché se il cellulare viene a contatto direttamente con la pittura, se lo smalto si dovesse sciogliere sarebbe più antipatico da togliere dal cellulare che non l'acrilico. Ma adesso vi suggerisco un metodo per non fare sporcare completamente il vostro cellulare. Vi stavo anche dicendo di passare la pittura sul soggetto non strisciando, ma appoggiandola a tocchettate, così tac 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 tac, in modo che se c'è ancora qualche pallina fresca e voi non ve ne siete accorti, non vi tirereste via tutto il pallinato e non rovinereste così tutto il soggetto. Bene, una volta fatta asciugare questa tocchettatura, così potete andare a stendere a pennello con la seconda mano di acrilico. Ok, quindi due mani di acrilico, una data tutta a tac 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 e una invece stirata ben bene liscia.
Adesso fate asciugare perfettamente, quindi vedremo il risultato finale. E prima di far asciugare del tutto con uno stuzzicadenti, ripulite così il bordino dello spioncino per la fotocamera. Rimuovo la parte numero 1 e rimuovo anche la parte numero 2. L'appoggio sul mio cellulare. A questo punto lui, che è protetto sul retro, quindi queste mascherine vanno benissimo per questo tipo di lavori, può essere alloggiato nella sua nuova coverina. Ed ecco qui il nostro cavalluccio marino, ecco, lo faccio vedere così, messo obliquo, così si vede meglio, bello e pronto per affrontare insieme a me tutta l'estate. Una cover semplice, sobria, carina, elegante, che può essere versatile, un po' femminile. Vi prometto che la prossima sarà una cover maschile, ve lo prometto, con i colori che più mi piacciono. Sulla pagina Facebook di Arte per Te, tra le foto nell'album Make Your Cover, troverete tantissimi suggerimenti per poter personalizzare le vostre cover con soggetti estivi, e troverete naturalmente anche gli schemi delle cover che abbiamo fatto precedentemente. Spero che questo soggettino vi piaccia, a me piace un sacco, spero che questo tipo di cover e il riutilizzo degli smalti vi sia utile, e noi ci vediamo dopo le foto, che ho ancora qualcosina da dirvi. Ditelo, ditelo che come me ne avete 200 messi da parte, che non finireste mai neanche in 5 vite. Ombretta vi aiuta ad esaurirli, oppure quello smalto che avete comprato e sull'unghia sta 3 minuti e poi si sbecca. Invece vedrete che sulla vostra cover durerà un sacco. Tante cover bellissime, uniche, vostre e artistiche. Se le fate, postatemele sulla pagina Facebook, perché sono curiosissima di vedere le vostre creaturine. E mi raccomando, venite a seguirmi sulla pagina Facebook, di cui qua sotto vi allego il link, e soprattutto su Instagram. Sì, sono su Instagram e siete pochissimi a seguirmi lì. Lì troverete tutto il mio mondo in fotografia, un mondo colorato attraverso le foto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così un bel pollice in su, condividete e lasciate tanti commenti. Questo lo dico per il signor YouTube, che ha bisogno di conferme, è un insicuro. Quindi grazie se vorrete aiutarmi, e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!